Buongiorno a tutti, sono Giulia Balbi del canale di Mr. Marti e l'Ironia dell'Informazione Libera, corrispondente dall'Italia per RIE, Rete Informazione Europea. Le notizie della settimana. In vista del Consiglio europeo che si è tenuto il 10 e l'11 di dicembre, il 9 dicembre in Italia abbiamo avuto le votazioni per il MES. Sia alla Camera che al Senato è passato con la maggioranza. Alla Camera abbiamo avuto 314 voti favorevoli, 239 voti contrari e 9 astenuti. Al Senato invece abbiamo avuto 156 voti favorevoli, 129 voti contrari e 4 astenuti. Il ministro dell'economia Gualtieri, ha espresso tanta soddisfazione e anche Zingaretti, presidente della Regione Lazio, si è ritenuto contento e dice, che l'approvazione del MES è una buona notizia. A poco è servita quindi la manifestazione che si è tenuta a Piazza della Rotonda il 9 di dicembre alle ore 15:30, che andava proprio a cercare di sensibilizzare gli italiani sul fatto che il MES fosse una cosa da non approvare. Allora, è vero che al momento è stato approvato, ma non vuol dire che lo abbiamo già applicato ed è questa la clausola su cui si fa forza il governo dicendo attenzione, abbiamo detto sì, ma non è che il MES è già arrivato in Italia, perché noi dovremo poi attivarlo, quindi solo nel momento in cui verrà attivato allora ci sarà il MES, ma è una richiesta che dobbiamo fare noi, Stato italiano. Il 10 e l'11 di dicembre si è tenuto il Consiglio europeo che aveva come oggetto di discussione, la ripartenza economica, l'affrontare la pandemia, il clima e la lotta al terrorismo. A livello economico, sono stati sbloccati i fondi che, erano stati bloccati a causa di un voto, che Ungheria e Polonia avevano espresso contrario. E quindi tramite un pacchetto sono riusciti a bypassare questo veto e quindi sono riusciti a sbloccare i fondi europei. Per quanto riguarda il Covid, sia i presidenti di consiglio che i vari presidenti di Stato si sono ritenuti entusiasti del fatto che sono arrivati i vaccini e sono però consapevoli del fatto che l'emergenza sanitaria non è ancora terminata. E hanno dibattuto sulla questione di riprendere un po' i viaggi e, attraverso i vari stati europei, proprio per cercare di far ripartire anche quel settore che è completamente morto, ovvero il turismo. Per quanto riguarda il clima, invece, l'Europa si pone come obiettivo il 2050 di arrivare quindi a un'Europa climaticamente neutra. L'Italia si pone come obiettivo 2030 la riduzione del 55% delle emissioni dei gas serra, stando ai dati del 1990. Cambiando argomento, possiamo parlare della questione Natale. Natale, sappiamo molto bene che col decreto del 3 dicembre è uscito il divieto di spostarsi dal proprio comune per i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Ovviamente questo ha creato delle perplessità, in quanto la domanda che sorge spontanea è: il comune di Roma, che copre un'area molto vasta, io posso spostarmi da un quartiere ad un altro senza problemi anche nei giorni di festività, mentre se sono in un comune che fa 1.000 abitanti non potrò spostarmi al comune a fianco, coprendo probabilmente meno strada di quanta ne coprirei per attraversare tutta Roma. E quindi andrà in discussione questo punto e probabilmente si potrà uscire dal proprio comune rimanendo all'interno della propria provincia, oppure si penserà ad un limite di numero di persone all'interno di una casa e non il divieto di spostamento. Questo è fatto per non lasciare persone appunto sole, che magari sole e bisognose in comuni che poi un parente non può raggiungere. Ultimo spunto che voglio lasciare dall'Italia è una cosa che è accaduta l'8 dicembre su una televisione di Stato. Ovvero, durante il programma Mezz'ora in più, la giornalista annunziata, in merito alla discussione sui vaccini e alla loro obbligatorietà, stava discutendo con Agostino Miozzo, che è il presidente del Comitato Tecnico Scientifico, e appunto, in questo dibattito,
che avevano, stavano discutendo sui vari furbetti, della mascherina e furbetti del vaccino. E quindi, ci si domandava se, fosse necessario, avere il vaccino obbligatorio oppure no. E Annunziata, la giornalista, ad un certo punto si esprime con testuali parole: "Io penso che lo Stato, prima o poi dovrà prendere un po' di persone per il collo e farle vaccinare." Essendo una TV di Stato, questa cosa è molto grave, in quanto è istigazione alla violenza di Stato su cittadini che non hanno la tua stessa idea. Per giunta, aggiungo una piccola postilla a questa cosa, dei vaccini, riferendomi al Regno Unito, perché è uno stato all'interno del quale la campagna di vaccinazione è già iniziata, in Italia non ancora. Sul sito ufficiale del governo inglese si legge chiaramente che il vaccino è sconsigliato alle donne in gravidanza e alle donne che hanno intenzione di rimanere incinta prossimamente, in quanto le sperimentazioni che sono state fatte in diciamo 10 mesi non sono sufficienti per sapere che cosa può succedere, ovvero quando noi prendiamo un medicinale e apriamo, leggiamo il foglietto illustrativo, c'è sempre il paragrafo gravidanza e allattamento. In questo caso è come se noi aprissimo il foglietto illustrativo del vaccino e sul paragrafo gravidanza e allattamento trovassimo un grandissimo punto interrogativo, in quanto le sperimentazioni non sono ancora state fatte. Dopodiché, dopo la prima giornata di vaccini, ci sono stati alcuni casi di paralisi di Bell e due reazioni allergiche. Ora, la Food and Drug ha dichiarato che le paralisi di Bell non c'entrano niente col vaccino e che a queste persone sarebbero accadute comunque. Mentre per quanto riguarda le reazioni allergiche, che sono state due, sono effettivamente da considerarsi dipendenti dal vaccino. È uscito un articolo anche su ansa.it nel paragrafo Salute e Benessere, dove viene sconsigliato il vaccino a coloro che hanno storie cliniche di allergie. Quindi la riflessione che pongo, e non ho una risposta a questo, è: ma quindi i furbetti del vaccino chi sarebbero? Quanti sono? È giusto non poter esprimere la propria idea in merito? Lascio a voi questa riflessione. Con questo argomento chiudo. E ci vediamo la prossima settimana con le notizie dall'Italia e arrivederci.